Netflix è impostato per drammatizzare l'intervista della principessa Diana con Martin Bashir in The Crown. Secondo i rapporti, nonostante la richiesta del principe William di non mandarla mai più in onda, secondo quanto riferito, un intero episodio della quinta serie si concentrerà sull'intervista bomba di Diana a Panorama nel 1995. Viene dopo che il duca di Cambridge ha chiesto che non fosse mai più trasmesso in seguito a un'inchiesta all'inizio di quest'anno che ha scoperto che Bashir ha usato comportamento ingannevole per assicurarsi il suo scoop. Ma fonti dicono che Netflix, che ha un lucroso accordo con il principe Harry e Meghan Markle che si dice valga fino a 112 milioni di sterline, sta andando avanti con l'episodio. Un insider ha detto a The Sun, i creatori di The Crown vedono l'intervista come il momento chiave della quinta serie. Per gli scrittori, il burrascoso matrimonio tra Charles e Di ha portato al suo sfogo su Panorama, e le conseguenze di quella decisione hanno definito i suoi ultimi mesi. Stanno facendo un enorme investimento in questo. La corona ha una lunga esperienza nell'approfondire aree della storia della famiglia reale in cui preferirebbe essere lasciata in pace. Parlando all'inizio di quest'anno, William ha dichiarato, questo programma Panorama non ha alcuna legittimità e non dovrebbe mai essere trasmesso di nuovo. Ha effettivamente stabilito una falsa narrativa che, per oltre un quarto di secolo, è stata commercializzata dalla BBC e da altri. La commentatrice reale Margaret Holder ha dichiarato, William era costernato in quel momento. È anche imbarazzante per Harry, la principessa Charlene tornerà finalmente a Monaco, dice il marito. Il principe Alberto, 63 anni, ha rivelato che sua moglie, la principessa Charlene, 43 anni, dovrebbe tornare a Monaco prima del 19 novembre. La 43enne princess, che si è sposata con Albert nel 2011, risiede in Sudafrica da maggio dopo aver contratto una grave infezione sinusale. Mentre Charlene è da tempo a 5.205 miglia da Monaco, ad agosto è stata visitata da suo marito e dai loro due figli, i gemelli di 6 anni Gabriella e Jacques. Tuttavia, l'annuncio di Albert che sua moglie tornerà nel Principato arriva dopo che ha detto a una pubblicazione francese che Charlene è molto meglio. E ha aggiunto, quest'ultima operazione che ha riguardato il setto nasale è andata molto bene. Potremmo pensare al suo ritorno molto presto.